A questo momento di festa è anche un'occasione per riflettere sulle sfide che abbiamo affrontato durante la pandemia del Covid-19 e sui risultati ottenuti in merito ad essa. Grazie comunque all'impegno dei nostri volontari e di tutte le forze pubbliche che hanno partecipato a questa grande emergenza. Winston Churchill dice: la lezione dell'anno passato è che il coraggio e la fiducia in se stessi sono le vere virtù che permettono di superare le difficoltà. E proprio in questo periodo difficile i nostri volontari hanno dimostrato un grande coraggio e una dedizione senza pari, mettendosi al servizio della comunità con grande generosità e spirito di sacrificio. E noi come associazione abbiamo fatto la nostra parte, svolgendo il nostro lavoro con passione, impegno e dedizione. La Croce Rossa è stata fondata da Henri Dunant, un uomo di grande umanità e compassione, che ha visto le atrocità della guerra e ha deciso di fare la differenza. Nel 1859, Durant assistette alla battaglia di Solferino in Italia, in cui migliaia di soldati rimasero feriti e morirono senza alcuna assistenza. Questa esperienza tragica lo portò a scrivere un libro intitolato Ricordo di Solferino, che servì da base per la creazione della Croce Rossa. Henri Dunant è stata una figura di grande importanza nella storia umana. La sua visione, la sua dedizione alla causa umanitaria hanno ispirato molte persone in tutto il mondo, tra cui il noto leader indiano Mahatma Gandhi, che a riguardo della Croce Rossa disse: «La Croce Rossa è stata una delle maggiori idee di cui l'uomo abbia mai avuto l'onore di pensare». Anche il presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt, riconobbe l'importanza della Croce Rossa quando disse: «La Croce Rossa è il più grande vettore di amore e compassione che il mondo abbia mai conosciuto». La storia della Croce Rossa è una storia di coraggio, determinazione e speranza del suo fondatore. Henri Dunant ha dimostrato che un singolo individuo può fare la differenza nella vita degli altri. Oggi la Croce Rossa continua nella sua missione di fornire assistenza umanitaria a chi ne ha bisogno e di essere presente in momenti di crisi e di emergenza. Ma oggi voglio rivolgere un pensiero speciale ai nostri volontari, coloro che sono stati al centro di tutto il nostro lavoro. Oggi premieremo il loro impegno e la loro dedizione con le benemerenze e le croci di anzianità. Quindi posso affermare che un uomo è il prodotto dei suoi pensieri. Quello che pensa diventa. E queste donne e uomini hanno pensato solo al bene degli altri, mettendo se stessi al servizio della comunità. La Croce Rossa è fatta di persone e questi volontari rappresentano il meglio di noi. Loro hanno dimostrato di essere dei veri leader, servendo gli altri con generosità e spirito di sacrificio. Ma oggi è anche un giorno di passaggio, poiché il mio mandato come presidente della Croce Rossa dell'area nord milanese giunge al termine. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto durante questi 22 anni. In particolare la mia famiglia, che mi ha supportato in ogni momento. Ho appreso che il coraggio non è l'assenza di paura, ma la capacità di vincere su di essa. E proprio grazie al sostegno dei miei cari ho trovato la forza di affrontare le sfide che la vita e il nostro lavoro mi hanno posto di fronte. Oggi è un giorno di grande gioia e celebrazione, poiché inauguriamo la nuova sede della Croce Rossa di Corbetta. Questa nuova struttura ci permetterà di fornire un servizio ancora migliore alla nostra comunità e di raggiungere nuovi traguardi nell'aiuto alle persone in difficoltà. Ringrazio le autorità presenti, il caro amico Marco Ballarini, sindaco del comune di Corbetta, la città metropolitana di Milano col consigliere delegato alla sicurezza, protezione civile e politiche sanitarie Sara Bettinelli, la consigliera regionale Silvia Scurati che ci ha onorato della sua presenza anche oggi, e l'amico Marco Alfarone, vicepresidente di Regione Lombardia, a cui sono legato con affetto e mai ha fatto mancare il suo sostegno a me e alla nostra associazione. Saluto anche gli amici sindaci dei territori afferenti, il nostro comitato che oggi sono con noi, afferenti al nostro comitato, che oggi sono con noi a dimostrazione che chi vuol fare del bene trova spazio e cuore. E li ringrazio per il loro sostegno e la loro collaborazione. Ringrazio ancora i nostri volontari per la loro dedizione e il loro impegno senza pari, perché sono loro il cuore pulsante della nostra associazione. Ringrazio anche tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa nuova sede
In particolare voglio citare Cinzia Cornalda, architetto, che gratuitamente ha realizzato il progetto di questa meraviglia. E so bene, cara Cinzia, quanto ti è costato. I nostri donatori, senza il loro sostegno finanziario e il loro sostegno morale non avremmo potuto realizzare questo sogno. La generosità non è dare ciò che ci rimane, ma dare ciò di cui abbiamo bisogno. E la famiglia Magistrelli ha dimostrato grande generosità e solidarietà, dando ciò che era necessario per realizzare questa sede. Ma il nostro lavoro non si ferma qui. Siamo impegnati a fornire un servizio di alta qualità alla nostra comunità, aiutando coloro che ne hanno bisogno, promuovendo la solidarietà e l'empatia tra le persone. E noi continueremo a lavorare per una società più giusta e solidale. Siamo una comunità forte e unita e insieme possiamo fare la differenza nella vita di coloro che hanno bisogno di aiuto. Concludo infine ringraziando il sindaco Marco Ballarini per averci supportato in questo progetto fin dall'inizio. Conosco Marco da 14 anni, quando era ancora assessore ai servizi sociali. In quel momento non sapevo nemmeno dove si trovasse Corbetta. Non avrei mai immaginato che questa città avrebbe cambiato la mia vita. Grazie a Marco e al suo supporto abbiamo potuto realizzare questo progetto. Lui e l'allora presidente provinciale e poi regionale della Croce Rossa Italiana, Antonio Orosio, un amico sincero, hanno pensato e materializzato questo grande sogno. Senza il loro impegno non saremmo qui oggi a celebrare questo importante traguardo per la nostra comunità. Vorrei ancora ringraziare Corbetta e la sua comunità. Questa città ci ha dato tanto e ora il nostro compito è restituire il favore offrendo servizi di qualità a loro e supportando coloro che hanno bisogno d'aiuto. Oggi vorrei comunque dedicare una parte del mio discorso per ringraziare due persone che hanno dato un contributo fondamentale alla realizzazione di questa sede. Il presidente della farmacia comunale di Corbetta, Raffaella Mastaglia, e il direttore Alessandro Bonetti. Grazie al loro impegno, durante la pandemia abbiamo avuto DPI per i nostri volontari, durante la pandemia, e ancora aiuto per l'allestimento tecnico di questa sede. Raffaella ed Alessandro hanno dimostrato una grande sensibilità sociale, un forte impegno verso la comunità e per questo vi voglio ringraziare di cuore. Desidero dedicare un momento del mio discorso per ringraziare tutti i nuovi volontari di Corbetta che si stanno unendo alla nostra squadra in questi giorni. Siete la linfa vitale della nostra organizzazione e la vostra passione e il vostro impegno ci motivano a fare di più, a dare il massimo ed essere sempre pronti ad aiutare chiunque abbia bisogno. E il vostro arrivo è una grande opportunità per la nostra associazione, poiché ci dà nuove energie, nuove idee, nuovi progetti. Siete il volto migliore della Croce Rossa e rappresentate l'essenza del nostro lavoro. Siete l'emblema dell'aiuto, della solidarietà e della generosità. Siete il futuro della nostra associazione e siete la speranza di chi ha bisogno del nostro aiuto. Gandhi diceva: sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Voi nuovi volontari siete la testimonianza vivente di questo cambiamento. Ho tante persone da ringraziare, sicuramente dimenticherò qualcuno, ma me ne scuso subito. Non è voluto, c'ho una confusione terribile nella testa. Grazie al nostro vicepresidente regionale, dottor Mirto Grosta, per la sua presenza e il suo prezioso contributo alla nostra inaugurazione. Il dottor Grosta è un professionista straordinario. È una persona dal cuore grande che ha dedicato la sua vita alla cura degli altri. Con la sua esperienza e le sue conoscenze ha saputo guidare la Croce Rossa Lombardia in momenti difficili e ha contribuito a migliorare la qualità dei servizi che offriamo alla nostra comunità. Siamo onorati di averlo qui tra noi oggi e di poter contare sulla sua amicizia e sul suo rapporto in futuro. Ringrazio i presidenti della CRI, dei comitati della provincia di Milano che ci hanno sempre sostenuto e incoraggiato, e tutti gli amici volontari degli altri comitati che sono qui oggi con noi. Siamo una grande famiglia, unita dalla passione e dalla dedizione per gli altri. Continueremo a lavorare insieme per il bene della nostra comunità e per portare l'aiuto a chi ne ha bisogno. Grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine per la presenza costante e l'aiuto prezioso che ci ha offerto nei momenti difficili. L'arma più potente che noi possiamo possedere è l'amore.
E noi sappiamo che l'amore per il prossimo, la dedizione al servizio pubblico sono le armi più potenti che voi possedete. Siete stati al nostro fianco nelle emergenze, nelle situazioni di pericolo, nel soccorso alle persone in difficoltà. Per questo vi ringraziamo con tutto il cuore. Grazie per la vostra professionalità, il vostro coraggio e la vostra amicizia e vicinanza. È anche un grande onore poter ringraziare il Gruppo Comunale di Protezione Civile per la loro presenza qui oggi e per il lavoro che svolgono ogni giorno.